metri di profondità in un mondo sommerso e silenzioso, dove non c'è luce e dove la pressione è 12 volte superiore a quella in superficie. Tele. Ma esiste un limite? Quanto può resistere il corpo umano a un'immersione negli abissi? L'apnea agonistica estrema è un mondo riservato a pochi. E il giorno seguente, Audrey proverà a stabilire il nuovo record mondiale femminile di apnea agonistica. Di atleti in grado di raggiungere profondità estreme senza l'ausilio di attrezzature per la respirazione. L'immersione in apnea era già praticata più di 5.000 anni fa nell'antica Grecia, come testimoniano i tuffatori raffigurati negli affreschi. Oggi è ancora praticata nei Caraibi e in Oriente, per pescare pesce o raccogliere perle. L'apnea agonistica è nata nel 1949, quando Raimondo Bucher, un colonnello dell'aviazione di origine ungherese, si vide offrire una notevole somma di denaro per raggiungere i 30 metri di profondità e risalire in superficie con un'unica ispirazione. Bucher riuscì nell'impresa e nei 50 anni successivi vennero infranti molti record, uno dopo l'altro, nella corsa a profondità sempre maggiori. Mentre la disciplina si diffondeva, aumentavano i morti. Soltanto lo scorso anno, due apneisti sono morti in allenamento. Il rischio maggiore è la cosiddetta sincope ipossica, shallow water blackout. Accade quando l'atleta resta senza ossigeno e sviene, spesso ad appena pochi metri dalla superficie. È quanto accaduto al sudafricano Trevor Hutton mentre si immergeva al largo delle coste di Cipro. La sua squadra di supporto lo ha soccorso e pochi secondi dopo Trevor ha preso conoscenza. Ma quei professionisti come Kirk Craig sanno l'importanza di avere una squadra di sicurezza. Non si muore per sincope ipossica, si muore per annegamento, perché si va troppo in profondità e si pretende troppo. Così viene la sincope e si annega. Per garantire la sicurezza di Pipine e Audrey è pronta una squadra di subacquei. Interverranno nel caso qualcosa andasse male. Una volta raggiunte le acque, ma con un record mondiale in gioco, Audrey non intende mollare. Prima di immergersi, Audrey e Pipin eseguono esercizi specifici di iperventilazione. Servono a ridurre l'anidride carbonica nel corpo e ad allungare i tempi di apnea. Meno due! Carlos Sierra inizia il conto alla rovescia. È il segnale per la squadra di supporto di prendere posizione sott'acqua. Pipin e Audrey si scambiano un muto segno d'intesa. Poi riempiono d'aria i polmoni. E si immergono in un mondo alieno. Quando si scende, la compensazione è fondamentale. Senti la pressione dell'acqua su tutto il corpo. E la pressione aumenta. La muta diventa sempre più stretta e anche la velocità aumenta, perché perdi la spinta idrostatica e diventi sempre più pesante. Finché non si arriva al punto in cui la compensazione diventa molto difficile. Alcuni apneisti inalano le cavità nasali. In questo modo l'aria nelle cavità è sostituita dall'acqua e la compensazione diventa più facile. Come può un essere umano sopravvivere a centinaia di metri di profondità sotto la superficie del mare? Per anni si è creduto che la cassa toracica di un subacqueo potesse rompersi per la pressione dell'acqua, provocando una morte immediata. Ma gli apneisti sono convinti di poter sfruttare una naturale capacità di adattamento alle profondità. È la stessa che hanno alcuni mammiferi, come ad esempio i leoni marini, che si immergono a 120 metri di profondità e restano sott'acqua per oltre 15 minuti.
Dobbiamo capire che la nostra evoluzione dura da milioni di anni e che veniamo tutti dagli oceani. Anche noi possediamo i cosiddetti riflessi di immersione del mammifero. Sono riflessi che modificano la fisiologia umana per consentire l'adattamento all'acqua. Sebbene alcuni scienziati contestino questa teoria, è innegabile che il corpo umano, una volta immerso in acqua, si modifichi. Per prima cosa, i battiti cardiaci rallentano. Da una media di 65-70 battiti al minuto si scende anche a 12. Contemporaneamente, il sangue si ritira dalle estremità per andare a proteggere e alimentare con extra ossigeno gli organi vitali come il cervello e il cuore. Con l'aumentare della pressione, i polmoni si comprimono ed ecco che gli alveoli si congestionano di sangue, un'azione che protegge i polmoni dal collasso totale. A questo punto i polmoni sono pieni di liquido e poiché i fluidi non sono comprimibili è possibile resistere alle grandi pressioni. A oltre 120 metri di profondità, per Pipin e Audrey, tutto ciò rappresenta la differenza tra la vita e la morte. Nonostante il dispositivo di Audrey, la prova di immersione va bene. È andata bene. Ho sentito un po' di dolore mentre scendevo, ma niente di grave. Ecco perché abbiamo deciso di prolungare l'immersione e scendere fino a 127 metri. Per molti, scendere a queste profondità può sembrare una follia, ma per Pipin e Audrey è naturale quasi quanto respirare. Non ricordo la prima volta che mi sono immersa e neanche la prima volta che ho visto l'oceano. L'oceano fa parte della mia vita. Sono sceso a 120 metri, poi 130, 150, 162. Ora voglio arrivare a 200 metri. Quando arriverò a 200 metri forse potrò ritirarmi, ma non ne sono sicuro. Non è detto che sarà quella la parola fine. Con questi elettrodi registreremo l'attività elettrica del suo cuore. Pipin sostiene di poter riuscire, con la meditazione, a tenere sotto controllo il battito cardiaco. In questo esperimento trattiene il respiro in acqua fredda, simulando un'immersione mentre i medici misurano la frequenza del battito. Davvero interessante. Hai detto, lo porto a 120. E da basso che era, è salito a 120. Poi hai detto, ora lo riporto a 50. Ed è sceso a 50. Per i ricercatori di medicina subacquea e iperbarica come il dottor Cross, c'è molto da imparare da questi atleti. Debitamente allenati, ci sono uomini in grado di espandere del 20% la capacità dei loro polmoni. Cosa potrebbero insegnarci sulla cura dell'asma? Pipin, per esempio, riesce a determinare la frequenza del battito cardiaco. Cosa potrebbe insegnare a quanti hanno un battito irregolare e aritmico? Ora inspira più che puoi. Ma il dottor Cross è preoccupato. La corsa a profondità sempre maggiori può portare a un punto di non ritorno. Ci si chiede perché ci si debba attaccare a un peso per scendere a quelle profondità enormi. Deve necessariamente esserci un limite. Un punto in cui la pressione sul costato provoca danni tali ai polmoni da non farti più tornare indietro. Pipin e Audrey non sanno quale sia questo limite. Per loro ciò che conta è spingersi il più a fondo possibile. Nell'azione si svolge a 19 km al largo della Florida. Il viaggio dura più di un'ora. Durante il tragitto, Pipin trascorre il tempo in meditazione. È un rituale che lo aiuta a concentrarsi visualizzando l'immersione. Mentre i due atleti si preparano, meno due.
Quando Carlos dà il segnale dei 2 minuti, si fa un gran silenzio. Audrey e Pippin cominciano l'iperventilazione. Meno 10. Una volta immersi, Pippin e Audrey possono regolare la velocità della slitta. A queste profondità è un fattore essenziale. Con l'aumento della pressione, la slitta scende più velocemente, rendendo la compensazione più difficile. Se Audrey e Pippin non rallentassero la discesa, il dolore per la compensazione diventerebbe così acuto da provocare svenimenti e danni cerebrali. Dopo un solo minuto di immersione, i due raggiungono la fine del cavo. Una volta sganciata la slitta, l'aria compressa riempie il pallone riportandoli in superficie. Ufficiale. Record mondiale di discesa in coppia mista in assetto variabile e ora di 101 metri di profondità.